Ciao ragazzi, bentornati nel mio garage, sono Simone, lo studente di batteria e oggi, per la terza puntata consecutiva, voglio mostrarvi l'ultimo utilizzo dei paradiddle utilizzati come fill o comunque come passaggio che potete utilizzare tra un ritornello e una strofa o tra una strofa e un ritornello. Però prima, la sigla. Bene ragazzi, come detto in presentazione, oggi vi faccio vedere il paradiddle utilizzarlo come fill, come stacco per il passaggio tra strofa e ritornello, tra una ritornello e una strofa. Utilizziamolo con un ritmo semplice, veramente semplice, che possiamo accompagnare tutti. È di effetto usare il paradiddle e impariamo a usarlo su ogni componente della batteria. Oggi ve lo faccio vedere veramente semplice, ma serve a migliorare la nostra fantasia. Oggi non ho usato quel piatto, non ho usato lì. Cerchiamo veramente di usare tutta la batteria. Vi ricordo che il paradiddle singolo, singolo, doppio, doppio, singolo, singolo, doppio, doppio, cercando di alternare mano destra da mano sinistra. Andiamolo a vedere. Bene ragazzi, per oggi è tutto, non ho più niente da consigliarvi sul paradiddle, tanto che farne in maniera più diversa, magari iniziate con i doppi, magari iniziate col sinistro, ma ricordatevi sempre, utilizzate uno specchio per correggere gli errori di postura e soprattutto un metronomo. Io oggi li ho fatti i fill o stacchi, chiamateli come chiamateli, in ottavi, utilizzate la stessa velocità bassa, ma magari portateli in sedicesimi. Altri consigli che vi posso dare? No, siete voi che potete consigliare me. Intanto lasciate un like, un dislike e iscrivetevi al canale. E se lasciate questo dislike, commentate qua sotto che anch'io sono uno studente e ho bisogno di consigli, quindi io devo capire dove sto sbagliando. Potete scrivermi privatamente a lostudente.batteria@gmail.com, che è la mia mail personale. Se no, andate sulla pagina di Facebook, mettete un mi piace lì, mi commentate, potete vedere anche cosa faccio oltre lo studente di batteria. Oh, vogliamo essere più tecnologici? Usate l'Instagram oppure usate Snapchat, lo studente Drums. Vi accorgete di me perché sono Simone Scion. Per oggi è tutto, bacchetta in mano, andiamo a divertirci, al prossimo episodio.